Anche la Roma passa a Firenze come il Foggia. Passa senza applausi perché Bianchi non è Zeman, ma i due punti se li è meritati lo stesso. Come dice il capo della tifoseria giallorossa al seguito, tale Mortadella, che ha detto: la Roma è brutta ma buona, e forse ha ragione. Tant'è che per 10 minuti non succede niente, anche se la Roma appunto mostra i suoi panni, che sono fatti di sudore e umiltà, oltre che di tocchi di classe. E la Roma va ricordato che gioca con una sola punta, Föller, non al meglio, ma buona la sua prestazione. Una Roma che nelle trasferte di campionato da 8 mesi non perde e da 5 non subisce gol. Qui magari può ringraziare Salvatore, puntuale nella posizione, ma impreciso nella realizzazione. Si vivacizza a tratti la partita, avara di spettacolo, ma ricca di concretezze, sia pure tattiche, sempre per parte giallorossa. E dopo la botta di Föller c'è il solito gigante buono Cervone, che ci mette una pezza, anzi la mano, subordando il recupero. Poi bisogna anche dire che la Roma era priva di Giannini e Rizzitelli, oltre che De Marchi e Piacentini. Si può dire che la coesione, la compattezza è la qualità numero uno della sua squadra? Sì, anche oggi hanno dimostrato gente che veniva da molto tempo con dei problemi, a parte che poi negli ultimi 20 minuti avevamo 3 giocatori che volevano uscire, era difficile, hanno portato in porto una buona gara. Ed è vero, perché sono queste le qualità confessate da Bianchi a Gianni Cerqueti e che alla fine premiano. Fallito il gol con Asser, con la traversa che gli dice di no poco dopo, la Roma passa con Salzano. A Firenze lui miete per se stesso. Un gol con la Roma a gennaio scorso, un gol oggi, l'unico e vincente. Ma a Firenze mi porta bene, direi che anche oggi, al di là della partita, sono contento perché era un po' che non facevo gol e oggi sono felicissimo. La Fiorentina senza Mazzinho a 2 punti perde la testa, anche se Cervone sulla fine del tempo salva la Roma dalla punizione magistrale di Branca. Ma non funziona nulla tra i viola, disastro tattico con qualche pecca caratteriale. Va assolto soltanto Carobbi. Inutile anche l'impegno della ripresa, è la Roma che chiude tutti i varchi, c'è soltanto Battistuta che di testa sfiora il gol. Ma non resterà in campo, viene sostituito da Lanzaroni con Borgonovo, anche lui però senza fortuna. Ed è contestazione bella e buona. Finisce tra i fischi anche Baldas. E lui non è per il rigore, come la gente chiede, per lo scontro Carboni-Borgonovo, è per l'angolo. Marco Masini, sempre a Cerqueti, lui fa spettacolo e per altre soluzioni. Spero che la sconfitta serva a revisionare un attimo il reparto allenatore, perché secondo me non è un problema di giocatore, ma è un problema di schemi, di un problema tattico, quindi è da rivedere quello. Ed è storia di panchine, come sempre, col sorriso, con la speranza, quella di Bianchi, in cerca di comprensione ma determinata, quella di Lazzaroni, così è la vita, no? La Roma è autorizzata a sognare dopo questi risultati? No, purtroppo no, gli altri possono, noi no. È un po' in pericolo la panchina di Lazzaroni, o lei si sente sicuro della sua posizione? Come lei adesso, io sono della stessa forma, a lavorare, perché fa parte essere qua, da una risposta a questa domanda.